Usiamo la presa della mag, presa neutra, quindi media, grosso modo larghezza spalle. Faremo tre set. Allora, teniamo un 6-8 RM sulla prima. Droppiamo del 10% cercando di stare sempre nello stesso range, quindi anche lì ancora 6-8. Ultimo set sarà un cluster, quindi droppiamo ancora il carico di un 20%, okay, e faremo cluster da 4 ripetizioni con 10-15 secondi di recupero. La serie si chiude quando non riesce ad andare oltre una o due ripetizioni. Perfetto. Facendo i cluster, quindi magari ne usciranno 5-6 grosso modo, lì è finito. Ok, vediamo com'è il carico. Allora. Uno, bello controllato l'ore. Tre, bellissime. Quattro, cinque, dai ancora. Sei, dai ancora. Dai ancora. Sette, giù, fino in fondo, fino in fondo. Dai ancora. Otto, dai. Chiudi. Bellissima. Ok. Vedi però, cosa importante, il discorso che tu qua non tocchi. Esatto. Questo ti fa andare leggermente indietro col busto. Esatto. Vai in crunch. Andando in crunch, isoli il gran dorsale. Ok. Perché facendo questo lavoro, lavori più con isoli il gran dorsale. Se mi crunch in avanti. Esatto. Se ti butti indietro, lavori più sull'upper back. Ok. Stando così, chiudi, tenendo i gomiti bassi, chiudendo verso basso, lavori più sul gran dorsale. Infatti il mio allenatore precedente, quando facevo io la lat machine mono, mi diceva appunto di piegarmi in avanti, tutta esatto. L'inclinazione. Esatto, perché piegandoti in avanti, il carico va direttamente sul gran dorsale. Perfetto. È come se fosse già allungato, non puoi barare, non ti puoi buttare indietro, utilizzare gli errettori, e l'upper back, che è la parte più forte. Se voi vedete i gran dorsali dei professionisti, tanti atleti, la maggior parte quando lavora in tirata lavora con l'upper back, capito? Mm-hmm. Perché è la parte più forte, riesce a accettare tutto. Isolare il gran dorsale molto difficile, cosa che comunque il gran dorsale o ce l'hai di genetica oppure lo alleni davvero bene.